Quindi salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Questo è il vostro momento per salutare, così vi rivedrete praticamente nella chat di YouTube. Ovviamente tutti i ragazzi che sono su YouTube è la stessa identica cosa, perché sto registrando in contemporanea e poi caricherò tutto insieme. Allora, partiamo dal free ticket, vediamo cosa ci dà il free ticket. Ovviamente un orb azzurra molto 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 brutta. Ok, va benissimo. Andiamo prima a fare la multisummon sul banner di Neon, che è quella gratuita. Niente, orb azzurra. Quindi niente di interessante. Però non è detto, ci sta. Vediamo, non è detto. LD di Neon, carina. Ed X di pronto, che non me ne faccio nulla, perché ovviamente ho completi entrambi, quindi sti cazzi. Dai Oron. Ottimo. No, Gai non è OP. Almeno non adesso e non si sa neanche in futuro, quindi non è OP. Ottimo. Solo la 15. Bene, siamo ritornati nel 2018 praticamente. Primo ticket viola. Altra orba azzurra. Bene. Stiamo cominciando benissimo. Ah, ecco perché mi è andata male la pull, perché è arrivato Angel che ha scritto selfie OP. Ecco perché. Ok, ora è tutto chiaro. Oh, attenzione. FR di Oron, attenzione. Ma i token non credo di averceli. I token non credo di averceli. Ecco, Aura e Sculi. A posto. Ecco, no, è impossibile. Impossibile fare la gag contro selfie, perché vengo immediatamente zittito. Proprio direttamente. Quindi siamo a posto. Siamo letteralmente a posto. Anche LD di Oron. Ma niente, qua vabbè. Niente, qui siamo ritornati ai vecchi splendori. Dai, anche la BT la possiamo avere? Orb dorata. La BT la possiamo avere anche, per favore? Così, giusto per dire. Anche perché i token, molto probabilmente, se mai dovessi riuscire ad accumulare i token, mi sa che li spendo su Braska addirittura. Probabilmente li spenderò su Braska. Perché se la BT è veramente così forte, li spendo su Braska. Ecco, ora troppo vuoi che manco credi in Aura. Vabbè, ma se mi vuole far credere in Aura, deve darmi dimostrazione del suo potere. Quindi deve necessariamente farmi trovare qualcosa. Braska, sì, è con Ifrit, se non sbaglio. Sì, perché insieme a Ace. No, mi ha dato la FR, basta avanza. No, non esageriamo. Ok, niente. Va bene, allora buttiamo 9 ticket per il meme. Un centinaio di ticket comunque li posso buttare, quindi possiamo tentare magari di beccare qualche altra copia dell'FR, perché beccare la BT dei ticket è un po' così, però non ci credo neanche io. Però visto che ho questi ticket, che sennò mi rimangono lì, li buttiamo. Perché ne ho in più, quindi li devo buttare.
vedi che la fai blu ed esce la BT. No, non esageriamo, non esageriamo. Blu non la faccio. Blu non la faccio. Ok, mi è uscita anche un'altra arma di Oron. Ticket azzurri a go-go. Ok, adesso possiamo passare ai 10. Allora, la FR già di Oron, che già almeno ho la FR di Oron, non è male. Non è male. Perché comunque la FR sicuramente gliela maxo. Ad Oron ce l'ho completo. Il kit ce l'ho tutto, quindi lo maxo tranquillamente. Ecco, niente BT, allora, a posto. Niente, mi ha condannato... Mi ha condannato Selfie. Vabbè. Niente, RIP. Ok, va bene. L'ex di Oron, in realtà, anche per la sfera, non è malvagia avere qualche copia dell'ex di Oron. Non è affatto male. Quindi, tutto sommato, mi va bene anche trovare l'ex. Ovviamente, per chi se lo stesse domandando, sto buttando i ticket perché ne ho in più da prendere, quindi preferisco togliermeli piuttosto che lasciarli così persi a caso nel box e vedere magari se si riesce a sculare. Oh, ciao Roxy. Niente, qui un Kaiser. Niente, qui neanche un Kaiser. Dai, dai, Oron. Io credo in te nel cuore mio. Tanto ora vado a cambiare i token per i ticket, quindi ritorniamo praticamente full. Non la vorrei prendere la BT con le gemme, sinceramente, di Oron. Perché sì, va bene la BT, però... Non è... Cioè, non è una BT da rotazione, ecco. Quella è la cosa che mi triggera. È quella la cosa che mi trigger. Cioè, non la utilizzerei mai per una rotazione. Proprio non la utilizzerei mai. È quella proprio la cosa brutta. Vediamo, buttiamo sti altri 70, dai. Poi dopodiché decido cosa fare. Vuole sculare senza credere in aura. Ma ragazzi, non è che devo credere in aura. Qua bisogna sculare per principio. Con la skip. Con lo skip dell'orba azzurra. Con lo skip dell'orba azzurra. Eccoci. Abbiamo battuto Aura. Questa è la testimonianza che abbiamo battuto Aura. Vedete? Abbiamo battuto Aura. C'è poco da fare. No, non l'ho nominata. Io ho detto che non credevo in Aura ed è qua. Va bene, ragazzi, che dire. Abbiamo trovato anche la BT, quindi adesso la andiamo a maxare. Qui nel frattempo cercano di camuffare il tutto dicendo che ho nominato Aura e quindi allora anche nominarla così ci sta. Vabbè. Vi state appartando i voti, quindi va bene così. Comunque, lusso. Veramente, veramente lusso. Veramente lusso. Ottima. A questo punto mi sa che maxo anche la BT. Una volta che mi è uscita dei ticket, giusto per il fatto che Oron si è comportato bene, probabilmente gli maxo anche la BT e me lo faccio completo. Va bene ragazzi, abbiamo sculato ancora una volta, ce l'abbiamo fatta e quindi, boh,
alla prossima. Allora, single ticket, vai il title single, no, sarebbe stato bello. Probabilmente lo skippo comunque City Reigns in global. Con tutta probabilità lo skip. Queste risorse me le voglio tenere. Me le voglio tenere per altri personaggi. Perché ho un PTBT preciso e specialmente sapendo che a breve siamo periodo anniversario. Se mai dovessero mettere veramente qualcosa come Global First, preferisco puntare lì. Allora, non è pesante il farming di Stranger. Nel senso, se sai dove farmare, non è pesante. L'equipaggiamento si può farmare in una missione. Ci ho fatto il video anche apposito, che è molto facile. È veramente facile il farming. È veramente easy. Quindi ti consente di essere molto veloce nel farming. Mentre invece prima non era così. Prima dovevi distruggere, farmare gli emblemi, potenziare le risonanze. Veramente era un casino prima. Adesso è molto più veloce. Ma molto, molto più veloce. Dai. Oddio. Oddio. Probabilmente lo skippo comunque si direi in global. Oddio. 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 E la FR la molla facile. Poi ne riparliamo quando vi escono le LD e non vi escono le FR. Oh, hanno la stessa percentuale delle LD, non si trovano le FR. Perché poi succede questo, quando escono le FR sono facili, quando invece non escono poi sono difficili da trovare. Altra BT con i ticket skippando? È possibile? È possibile? Vabbè, qui siamo in global, quindi è un po' più difficile. Ah, ma non sto registrando però. Vabbè, la recuperiamo dopo. Cioè, lo recupero dopo dal VOD. No, non mi piace proprio. Sì, una volta ho sistemato l'inventario. Sì, però il problema è che poi ho continuato a pullare. Dai, BT dal ticket così skippato. È possibile? Ce la facciamo? Col metodo Geppino, tra l'altro. Col metodo Geppino. Niente, le orbe dorate sono una truffa. Sono le orbe azzurre quelle buone. Quando le skippi. Che erano belle una volta le orbe dorate. Che trovavi le orbe dorate ed eri contento. O le orbe grigie. Che trovavi le orbe grigie e si potevano trasformare in dorate. Che bei tempi. Sì,
l'abbiamo fatta! Sì, sì! Probabilmente lo schippo comunque si direnzi in global. Ce l'abbiamo fatta! Sì, sì! Sì! Culone, culone, culone! Ce l'abbiamo fatta! Anche si drains oggi giornatona ce l'abbiamo fatta così almeno io ce le ho e poi le maxo con calma. Ce l'abbiamo fatta e mi conservo le gemme per il prossimo global first. Bene. Probabilmente lo skippo comunque si direnzi in global.